Bonus assunzioni 2023 per i giovani under 36. I dettagli nella circolare IMS numero 57. Vediamo insieme chi può richiederlo e a quali condizioni. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo del cosiddetto bonus assunzioni under 36, una misura che era stata inizialmente introdotta dalla legge di bilancio 2020 e poi ripresa da quella del 2023. Nello specifico, la legge di bilancio 2020 riconosceva al datore di lavoro un esonero contributivo del 100% per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 che non erano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o un altro. La legge prevedeva come limite massimo per l'esonero 6.000 euro annui. L'esonero poteva durare fino a 36 mesi, cioè 3 anni, che si estendevano fino a 48 mesi, cioè 4 anni, se il lavoro era in una regione del Mezzogiorno. Successivamente la legge di bilancio 2023 ha esteso la portata di questo esonero, stabilendo l'applicazione delle stesse disposizioni anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Inoltre è stato modificato il limite massimo di importo dell'esonero, che passa dai 6.000 euro agli 8.000 euro. Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, quindi ad esempio anche gli studi professionali o le associazioni, compresi i datori di lavoro agricoli. Sono invece escluse le imprese del settore finanziario, del settore domestico e la pubblica amministrazione. I datori di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione del lavoratore non devono aver eseguito licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Questo divieto è valido anche nel periodo che va dalla data di assunzione del lavoratore e nei 9 mesi successivi. Infine, vale la pena sottolineare che recentemente l'INPS, con un nuovo messaggio, il numero 2598, ha fatto alcune precisazioni tecniche sulla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero in questione. Ad esempio, l'istituto chiarisce che per quanto riguarda il recupero dell'esonero per le mensilità pregresse, la valorizzazione dell'elemento anno-mese-RIF, decorrente dal mese di assunzione o trasformazione e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata solo nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus.